Oggi ho anche la casacca ufficiale di YouTube Gaming col mio nome. Lo so che non c'entra niente con quello che stiamo per fare quest'oggi, ma visto che quello che stiamo per fare quest'oggi non ha minimamente senso, mi raccomando, nel negozio di Fortnite in basso a destra utilizzate il codice creatore Steppi. Se riesco a farlo funzionare, oggi dovremo giocare a Trollface Quest USA Adventure 2. Esiste anche un capitolo 1 di questa roba, ok? Lo metto qua su in cima in un angolino. Adesso per magia ci ribalteremo. Siete stati voi a consigliarmi questo gioco nei commenti, quindi la colpa è esclusivamente vostra. Mi metto le cuffie e vedo un po' che cosa succede. Questa musica è normale, quindi, cioè, tutto quanto regolare. Bene ragazzi, qua è Steppi e bentornati in questo nuovissimo video sul mio canale. Quest'oggi ci addentreremo nel mondo del troll, dove possiamo aspettarci qualsiasi cosa. Io non ho la minima idea di cosa possa accadere. Direi di partire da Trump pannocchia di grano. Make America Troll Again. Una banana, un pomodoro, un lime, una melanzana stanno ascoltando il presidente Mais. E io clicco lui e loro ridono. Ho cliccato su una nuvola ed è comparso il sole. Non so se questa cosa è regolare. È uscito definitivamente, credo. Oh! Raga, sta buggando tutto, non ho capito. Si è incendiato il sole, ha fatto esplodere il mais. E quindi la folla è felice adesso, se la ridono tutti. Sì, salve, dovrei fissare un appuntamento con lo psicologo. Mercoledì sono lì, grazie. C'è la Statua della Libertà che viene chiamata in questo gioco Trollità. In realtà c'è anche Donald Trump, non è più sotto forma di mais, ma se la ride, ok? E cosa te la ride? Cosa ho fallito? Ma non ho fatto niente. Oh mio Dio, bastava tirare la cravatta e gli spuntava il papillon nelle orecchie. E si innamorava la Statua della Libertà, ma era così semplice. Alla grande. Livello completato. Vi garantisco che quello più felice sono io. Cosa sta succedendo qua? Perché c'è Barack Obama in un armadio? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo chiudere l'armadio e tocchicciare forse. No, ti prego, torniamo indietro. Dimmi che è reversibile. Siamo tornati indietro nel tempo. Abbiamo l'occasione di rimettere a posto le cose. Ti prego. No, non volevo fare l'indizio involontariamente e poi non mi ha aiutato a fare nulla. La sparaporte di ricchi e morti in confronto non è niente. Questa sega circolare qua dietro servirà a qualcosa, presumo. Ci sarà un modo di utilizzarla per ucciderlo. Bibi di Bobby di Bu, Barack Obama. Oh, ce l'ho fatta! Si è staccato un pezzo della scenografia in qualche modo. Che cosa è successo là dentro, ragazzi? What is happening? È un mix. Potrebbe anche essere... No, per un attimo stavo per dire la persona più intelligente del pianeta, ma poi ha iniziato a sbattere la scarpa contro l'armadio. Malvagio, bro. Livello completato, però. Meraviglioso, andiamo avanti. Nella casetta delle bambole. Questo è il pupazzetto di Little Big Planet, o sbaglio? Lui sta cercando di fare le sue cose. Cazzo, dai, hai pagato le bollette! Hai buttato la polizia! No, non lo so che cosa gli sta dicendo. Non devo farla arrabbiare. Va bene, è una cosa piuttosto normale, quindi. Lui cerca di sforzarsi il più possibile, ma non ce la fa. Col telefono in mano per prendere ispirazione dal mondo di Instagram. Cerchiamo di capire. Forse devo tenere premuto qualcosa. Ok. Che cosa è successo alla testa? Guardate la faccia di lui, ragazzi. Oh, anche la paperella sta dicendo. Oh, cosa sta succedendo? What the hell? Ma è terribile sta roba. Aiuto. Non me ne frega niente. Io voglio sapere dove comprano i funghetti quelli che fanno Trollface Quest. Li voglio anche dove li comprano. Sono incredibili. Questi sono completamente fuori di testa. Eccolo, è tornato il nostro presidente. Ciao Donald. Accidenti. In un attimo sei a Las Vegas e non te ne rendi conto. Super fiero il presidente. Già da piccolo aveva grandi ambizioni. E qualcuno però dovrà distruggere il castello. Trollazon. È arrivato il drone futuristico Amazon. Trollazon quindi distruggerà tutto. Ci scommetto quello che vuole. Ho cliccato dopo, ma lo sapevo già. No, ma come ho fallito il livello? Ma credo che il processo sia per forza questo. Lui diventa fiero, arriva il drone. E qua le nostre scelte cambiano la direzione del percorso. Non così però. Ho cliccato sulla scatola ed è uscito Jeff Bezos. Non te ne accorgi in un attimo, sei in The Wolf of Wall Street. Io... Attenzione, un picco totale. Beh raga, vendiamo, vendi tutto. Prendi a picchiettate qualcuno. Oh, siamo andati alle stelle, baby. Ho fatto tutto a caso. Ma
come ho fallito? Capisco che tu debba necessariamente non avere un senso per i tuoi creatori, però almeno questo. Niente. Che significa? Ma scusami. Dico, una volta che le cose vanno bene, devo sperare che vadano male. Vai giù. Come se avessi la bacchetta in mano, raga, bastava premere sullo schermo e portarlo giù. Ha funzionato. Era triste, eh? Però abbiamo superato il livello. Spero. Ecco. È proprio una me. La giornata è me. Lo so che è una giornata triste, amico, ma almeno abbiamo vinto il livello. Guarda il lato positivo. Siamo andati avanti e siamo al livello 7. Siamo a Trollywood sulla Walk of Shame. È la camminata della vergogna. Cos'è che sta mettendo le mani sul cemento? Che è quello che dovrebbero fare gli artisti quando vanno sulla Walk of Fame. Voi intorno a un anfiteatro di cazzi vostri dovreste farvelo, secondo me. C'è un lama. Questo qua dietro, raga, è un lama. Sembra molto... Oh, il cane adesso è andato sopra. E ha cagato sopra. Ma perché? Magari il mio cane cagasse torte, ragazzi, impazzi. È finito il livello a questo punto, devo dedurre. Oh mio Dio, ma perché? Ma che cosa vuol dire? Va bene che ho detto sarebbe bello che il mio cane cagasse delle torte, però non so se le mangerei poi. E vai coi barili. Tutti quanti a investire nel petrolio. La sfida del secolo, il colonnello del KFC contro McDonald's. Che si fa qua? Oh, si è buttato un tizio. Devo alternarli forse. Ah, è diventato troppo cicciottello. Ha preso da bere, non serve più niente, giusto? Ha finito entrambe le buste e adesso sono tutti felicissimi. Ha richiuso la voragine che si creava tra i due fast food. Il futuro del mondo è di nuovo al sicuro. Troll vs Raw. Red Troll. Cos'è? Trollsina. Col pigiama rosso, tra l'altro, ma sono io questo. Guardatemi, identico. Sto sbavando, no, ok, spero di non sbavare nel sonno. Se clicco su Trollsina non succede niente. Quanto pare sì, il suo idolo, guardate. Lo sta uccidendo tipo nel sonno. Sì, vabbè, come no. Probabilmente sta sognando, adesso ci svegliamo. Out of nowhere, la mamma fa l'arbitro. Qui abbiamo vinto noi, l'abbiamo schienato di brutto. A casa. Mi sembrerà strano non sentirmi fare delle domande, ma abbiamo superato il livello, quindi va bene così. State tutti calmi, buoni, fermi un attimo. Ero entrato qua, ho cliccato su questa cheerleader. È diventata enorme, ho fatto così. E le ho fatte cadere tutte quante. Lei se la ride, ma immagino che non sia quel. Era il modo corretto. E allora andiamo avanti con livello 11. C'è solo un bagno perché questo è fuori servizio. Pure basta fare la pipì. Vuoi farla? Qualcuno può aiutarmi ad uscirne sano? Sul serio, l'unica cosa che fa è pisciarsi sulla mano. Quindi, che vuol dire? Perché ha fatto questa cosa adesso? Devo smetterla di pormi quesiti. C'è Donald Trump. Di nuovo. C'è il Messico. Triste perché non ci è riuscito. Come faccio a costruire il muro? Ah, c'è il progetto. Indichi i mattoni e si crea automaticamente. Livello fallito. Il muro. Ma il muro non va bene. Lo dobbiamo distruggere. Quindi... Cosa ci fa Ninja in questo gioco? Siamo con dei poliziotti in servizio che hanno delle ciambelle. Sembrano anche dei tentacoli di un polpo, a dir la verità. È una ciambella. Si è magnato tutto. Ho portato le ciambelle. Ma meraviglioso, Jack. Fammele prendere una al volo. Grazie, quando è buona. Sto impazzendo sul serio. Le ciambelle sono sempre fuori, questo l'abbiamo capito. Mo adesso se le mangia. Forse devo cliccare da qua. Oh, è partita una sirena finalmente. Sei in arresto, cicciobello. Ah, oh, vedi che io dovevo mettere le ciambelle come manette. Non ha senso, però è ok. Siamo andati avanti. Giulia Penna. Ah, oddio no. Angelina Jolie. Troll efficient. Così piange, così è felice. E quindi? Così firma. Lei se la ride. Il livello è fallito. Non deve fare la firma. C'è modo di romperlo lui? Perché non capisco. Comparso un contratto, ragazzi, dal niente. Angelina Jolie ha firmato il contratto. Lui se la ride di gusto. E lei è rimasta traumatizzata. Perché lei ha appena venduto la sua anima, i suoi soldi, le sue macchine, le sue case a lui al prezzo di zero. Recito per cibo. Un gioco decisamente bizzarro, c'è poco da dire. Mancava solamente Terminator e adesso le abbiamo viste veramente tutte. Oh cavolo. Non devo uccidere questa persona. Forse deve uscire qualcuno dalla lava in qualche modo. Devo trascinare giù la catena. Ciao amici, è tutto molto bello, eh. Oh, oh, sta per gottare di brutto. Che cos'è quella roba là? Proviamo a farlo vomitare di nuovo. Non so come ho fatto prima, ma ci riprovo. Ops, non dobbiamo ucciderlo. Secondo me la strada giusta è quella del vomito.
Quindi dobbiamo farlo vomitare. Vomitare. Adesso faremo qualcosa con il tuo vomito. Devo cliccarla questa melmetta. Ehi! Si è trasformata in un altro di lui. Uccidilo! Uccidilo lui! Non dovevo ucciderlo. Tolgo il disturbo, ragazzi. O sbaglio. Sushi? I'm not understanding. Forse ognuno deve mangiare la cosa giusta per il suo paese. Userò un indizio. Devo cliccare su Donald Trump. Che alza le mani al cielo. Si riempie il tavolo di leccornie. E tutti iniziano a mangiare, ad ingozzarsi. È tutto incredibilmente bello. Ma magari fossero tutti così felici e pacifici l'uno con l'altro. Magari tutti si amassero. Esatto, vedete? La pace dei sensi. Così va in spaccata. Poi piega le gambe. Devo fischiare anch'io. Cosa devo fare? Devo cliccare. Ma dove sono finito? Ma meno male che abbiamo finito questa roba. Cari amici, avevo dimenticato quale fosse il fascino dei videogiochi completamente senza senso e di conseguenza dei video senza senso. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, se avete dei videogiochi da consigliare, anche diversi da questo, scrivetelo qua sotto nei commenti. Lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi alla campanella, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Grazie per tutto. Bye! Mi dispiace ammetterlo, ma tutto sommato è stato divertente.